Antonio Maio, la colonna portante per quanto riguarda la spam e lo stage piccoli numeri uno, ancora una volta a Locana tantissima partecipazione, un grande successo, la dimostrazione che il format che hai lanciato ormai da alcuni anni ha raggiunto dei livelli qualitativi elevatissimi. Sì, effettivamente siamo contenti come tutti gli anni, da 3 anni a sta parte, dei numeri che abbiamo raggiunto. Abbiamo superato i 100 ragazzi iscritti, siamo contenti del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi. Oggi si sfideranno a duello nella famosa battaglia dei portieri e domani anche per le nostre famiglie, per il nostro meritato riposo, finiremo questa 15ª edizione dello stage piccoli numeri 1. 15 giorni intensi, 15 giorni dove tantissimi ragazzi di tutto il canavese sono venuti a Locana, Locana appunto che ormai vi accoglie da alcune stagioni, diciamo che è diventata la vostra casa, il luogo ideale dove poter portare avanti questo progetto. Sì, 15 giorni di duro lavoro, fatica e comunque sia attenzione che si deve mettere comunque con i ragazzi, perché sono, qualcuno di loro è anche piccolino, qualcuno di loro arriva addirittura fuori regione, non solo in Piemonte, ed effettivamente Locana ci ha un po' accolto a braccia aperte e in effetti siamo in una valle molto 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 bella, molto molto accogliente, e a tal proposito noi volevamo ringraziare tutto il comune di Locana con i vari assessori e via dicendo, l'ufficio turistico, tutti i cittadini di Locana che ci hanno sempre accolto a braccia aperte e ci hanno fatto sentire un po' come a casa. In effetti questa iniziamo a sentirla un po' come casa nostra, speriamo che negli anni a venire ci sia sempre più partecipazione per ampliare un po' tutto il percorso, ma comunque ripeto, sono stati 15 giorni in effetti un po' duri, ma anche solo passare in mezzo al paese ed essere applauditi dai cittadini di Locana per noi è un orgoglio, e quindi altrettanto un orgoglio essere qui con loro. 15 edizioni, 15 anni di grandissime emozioni che sono rese possibile anche e soprattutto grazie a quello che può essere il lavoro generale, non solo tuo ma dello staff che in queste stagioni ti ha sempre accompagnato. Credo che sia giusto fare un ringraziamento sia a loro come alle persone, ai partner che continuano a sostenere questo progetto. Sì, in effetti tanti ragazzi che per limiti di età non possono più partecipare hanno comunque aderito nelle vesti di animatori, preparatori, aiuti preparatori, così si chiamano, a questo splendido camp. Non posso che ringraziarli tutti, perché comunque sono ragazzi che sono cresciuti con noi, nati con noi, molto educati, e quindi diamo loro la possibilità di partecipare insieme a noi a queste fantastiche settimane. Colgo l'occasione anche per ringraziare le ragazze che hanno partecipato, che fanno un po' da animatrici barra mamma, perché comunque sia ogni tanto qualche piccolino ha un po' di nostalgia, e tutti coloro che si adoperano dietro le quinte per far sì che questa manifestazione funzioni a 360 gradi. Grazie a tutti voi. Infine Tony, quest'anno nell'edizione 2023 avete fatto anche un esperimento nuovo, ci vuoi parlare e spiegare cos'è questa novità? Sì, siccome comunque è sempre difficile dare dei servizi a coloro che partecipano tutti gli anni, perché comunque ragazzi tanti sono sempre gli stessi, quindi bisogna ogni tot di anni aggiungere un pezzo. Noi quest'anno abbiamo provato ad aggiungere il pezzo dei calciatori, nel senso che abbiamo inserito in questa settimana 2 ragazzi che non fanno i portieri ma giocano a calcio. Esperimento che sembra riuscito molto bene, poi sentiremo le famiglie per capire un po' se effettivamente sono stati a loro agio e si sono divertiti. Logicamente ogni giorno c'era un allenatore che veniva su con noi ad allenarli o comunque a far sì che loro potessero imparare sicuramente qualcosa di più di quello che sapessero già, e l'anno prossimo magari vorremmo provare a inserire una minima parte con appunto dei calciatori per iniziare poi un camp a 360 gradi. Logicamente il nostro percorso rimane tale, perché noi ci chiameremo sempre stage piccoli numeri 1, quindi ripeto, una minima parte, magari un 10%, ci piacerebbe
inserirlo con il discorso calciatore. E quindi proveremo questa avventura.